Bene, cancelliamo tutto e ripartiamo con l'argomento di questa lezione. Questa volta andiamo su le famose tabelle di cui vi ho accennato le volte scorse. Cancelliamo tutto, eccetera. Quindi una tabella è un qualche cosa che contiene dei dati strutturati, diversamente da altri linguaggi in Lua. Le tabelle, cioè c'è un solo tipo di dato strutturato che è la tabella. In altri linguaggi ci sono gli array, ci sono i vettori, ci sono i record, ci sono tutta una serie di cose complesse. Invece in Lua ci sono soltanto questi cosiddetti queste tabelle. Ma le tabelle sono potenti, come vedremo. Nel senso, una tabella, la chiamo T, ma possiamo anche scrivere A. Quella tabella la definiamo una graffa e poi gli possiamo mettere un insieme di valori. Ad esempio, una cosa interessante è che possiamo mettergli 1, 2, 3, 4, 5, 6, per dire, questi sono una serie di numeri. Allora, se noi definiamo una tabella fatta così, questa tabella A, che è una tabella, apparirà in realtà come un array, quindi possiamo estrarre i valori, quindi credo con la quadra, quindi A di 1 è il primo valore, A di 2 è il secondo valore e così via. Quindi questo per dire che possiamo mettere una serie di informazioni qua dentro. Serie di informazioni si possono mettere, che ne so, possiamo mettere la serie di quadrati, quindi 1, 4, 9, 25, questi sono i vari quadrati dei primi numeri. Se facciamo così e poi chiediamo A di 1, A di 2, vedete che mi fa vedere progressivamente tutti gli elementi di questa tabella. Alternativamente possiamo avere anche un'altra tabella in cui possiamo associare dei nomi a dei valori, quindi possiamo dire che B è composto da una, non so, tipo qui possiamo mettere Torino uguale, e gli mettiamo per dire gli abitanti di Torino che sono 750.000, ipotesi, sono numeri dati così, quindi B possiamo chiamarla popolazione di Torino, popolazione di Milano, che adesso non mi ricordo quanto sono, potrebbero essere 3 milioni, e così via. Possiamo mettere altre città, Roma, possiamo mettere, per esempio, supponendo che siano 8 milioni. Non è importante che queste cifre siano giuste, però la cosa interessante è che una volta che lo facciamo eseguire possiamo anche chiedere popolazione e poi qui andiamo un po' Torino, possiamo metterlo così? No, dobbiamo metterlo proprio così, popolazione di Torino, e vedete che mi torna l'elemento corrispondente a Torino, quindi popolazione di Roma. E appunto 8 e per 10 è la 6, quello è il simbolo che indica questa cosa, e così via. Quindi possiamo mettere una successione di valori, oppure, come anche abbiamo visto prima, possiamo mettere anche dei valori correlati. Quindi possiamo mettere, per esempio, se vogliamo avere un elenco telefonico, l'elenco telefonico può avere una persona che è caratterizzato da avere un nome, quindi nome gli mettiamo Salazar e poi telefono e gli mettiamo per dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E poi possiamo mettere tipo cellulare. Ok, allora facendo così, se
digitiamo persona, che è una tabella, persona.nome, zar zar, persona.telefono, vale quel telefono, persona.tipo è un cellulare. Ora, una prima cosa che verrebbe in mente di vedere tutti questi valori insieme, cioè persona. È bruttino vedere cosa c'è dentro persona. E allora cosa si fa? Si fa sempre un for, il nostro amico for, dove si fa for k, virgola v in pairs. Adesso ve lo descrivo meglio fra poco. Di persona tu facciamo print di k, virgola v end. Vediamo un po' se ce lo fa. Vedete che ci ha fatto vedere tutte le componenti di persona, perché sta andando in tutte le coppie chiave valore. KV vuol dire key value in inglese, quindi per tutte le chiavi sono la parte a sinistra dell'uguale e i valori la parte a destra dell'uguale. Quindi in questo modo voi potete vedere sia direttamente qua o in un programmino avere un'idea di quello che c'è dentro. Quindi noi possiamo avere anche un elenco telefonico, un elenco dato da, e qui possiamo anche mettere n persone. Le persone possono anche non essere nominate, quindi mettere name uguale Salazar, telefono uguale 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipo uguale cellulare, chiuso, virgola, e poi possiamo mettere, vedete, questa qui che abbiamo fatto è una tabella che è contenuta dentro un'altra tabella. Questa è la cosa interessante. Possiamo mettere quindi un altro name uguale Pippo, telefono uguale anche qua e tipo uguale fisso. Ok, ora notate che se qua devo ricordarmi la presenza della virgola, perché se no probabilmente dà un errore, quindi facciamo virgola. Riproviamo. Ecco, vedete che l'ha accettata. Quindi a questo punto, se voglio vedere elenco, che è una tabella, e poi voglio vedere il primo elemento di elenco, che è a sua volta una tabella, ma elenco1.name sarà Salazar, elenco2.name è Pippo. Quindi se volessi stamparmi tutti i nomi che sono contenuti nel mio elenco, farò for, cosa facciamo? Facciamo for kv in pairs di elenco 2, e poi abbiamo che la chiave di questo in realtà, vedete che è semplicemente un elenco di ordinato, quindi la chiave sarà semplicemente 1, 2, 3, no? È un po' questo esempio qua. Però comunque stampiamo, quindi facciamo print elemento kesimo, e che vale, dunque, nome uguale v, anzi, già in V, quindi facciamo, ecco, però se noi facessimo print di V end e andiamo a fare il run, abbiamo un piccolo errore qua, print V run, ecco, vedete che è una tavola, elemento V, perché sarebbe tutta questa l'elemento 1 e tutto questo l'elemento 2. Quindi per vederlo veramente, l'elemento V, l'elemento kesimo,
quindi 1, 2, eccetera, dobbiamo fare un altro for. Quindi faremo for kv in pairs di facciamo, non ripetiamo la sequenza, facciamo k1v1, così riconosciamo, in pairs di v do and, e qui diciamo print k, e poi gli mettiamo un uguale punto punto v1, k1 e v1, questi qui erano, perché stiamo prendendo il k1 v1 che stanno dentro questa tabella. Quindi se noi eseguiamo, vediamo che l'elemento 1 c'ha appunto sale 0, eccetera eccetera, quindi abbiamo ciò che ci interessa. Questo è un po' tutto, in realtà ci sarebbe molto di più ancora da dire, ma era solo per togliersi un po', per capire bene cosa si intende quando si scrivono cose di questo tipo. Lo vedremo molto nelle mod di main test, ma in tutti i programmi spesso ci saranno costrutti di questo tipo per indicare delle cose abbastanza sofisticate. All'interno ci potranno essere sia delle stringhe, ma anche dei numeri, dei booleani, o come abbiamo visto prima, anche degli altri elementi intermedi. Allora, per questa diciamo incontro sulle tabelle, almeno iniziale, è tutto.